Ciao Milano, buonasera. Ciao a tutti, finalmente ricomincio un po' delle mie famose dirette dai rooftop di Milano e non potevo non iniziare da uno dei miei preferiti. Vi sto facendo vedere proprio il tramonto che c'è in questo istante a Milano da una prospettiva molto nuova, perché abbiamo una nuova torre proprio qui davanti a me, e questa, pensate, è proprio la torre Gioia 22. Una grande novità di Milano, tante cose stanno nascendo e tanto sta crescendo la nostra city, la nostra skyline, c'è sempre di tutto di più. Intanto io spero che vi colleghiate in tanti, perché vi voglio fare vedere. Ciao Carmine, ciao! Ecco, adesso iniziate ad arrivare tutti online, sono contentissimo di questa cosa. Allora, ho cercato di anticiparvi questa diretta una mezz'oretta fa più o meno su tutti i miei canali e sappiate che... Ciao Dina, ciao! Vi faccio vedere stasera in esclusiva il nuovissimo rooftop dell'Hotel Hyatt. Ciao Pierpa, ciao! Sì, non ci sono assembramenti, tranquillo Pierpa. Tanto tu sei là in Puglia, che ne sai tu di quello che succede a Milano? Cosa ne sai? Allora, hi Liza, cacciatore da Agrigento, wow! Allora, io inizio a farvi vedere questo rooftop completamente rinnovato. Guardate quante piante che ci sono, bellissime, tutte nuove in questo hotel molto molto esclusivo della zona Gioia di Milano. Ciao Simona, ciao ciao. Vedo che state arrivando online in tantissimi, però mi raccomando, condividete, fate vedere questa diretta a tutti. Ciao Terry, ciao Cinzia, mamma quanti, siete in tantissimi. Mi saluta il mare, dice il Pierpa. E io ovviamente sono tornato nel mio giro delle mie conoscenze di tutti questi bellissimi posti, di questi rooftop, e adesso finalmente, se Milano un po' riparte, è anche grazie al fatto che si possono fare un po' di serate come questa. Guardate, questo è il mio amico DJ Trizza che mi ha invitato qui stasera, poi l'ho intervisto, ma intanto vi faccio vedere che meraviglia questo panorama incredibile di Milano. Ciao Claudio, ciao! Allora, io vi ricordo, sono proprio in un luogo molto molto bello, vicino alla stazione centrale, siamo in zona Gioia e questo si chiama Hotel Hyatt, adesso era l'ex Hotel La Gare, ecco, dove abbiamo fatto tantissimi eventi anche negli scorsi anni, e adesso insomma è stato tutto rinnovato, infatti vedete che c'è tutta una vegetazione incredibile, hanno fatto un lavorone grandissimo. Allora, ciao Natalie, ciao! Allora, siete in tantissimi, sono molto contento e io continuo a farvi vedere un po' quello che succede qui stasera, poi dopo ci spiegherà meglio il mio amico DJ tutto quello che hanno pensato di fare in questi giorni, in totale sicurezza, sono tutti congiunti, sono tutti amici, sono tutte persone che si conoscono tra di loro, arrivano tutti con la loro mascherina e poi dopo tolgono la mascherina e vengono a vedere un po' com'è il tramonto qui dall'hotel. Allora, Emanuele, mi manca moltissimo Milano. Poi, vediamo che cosa avete scritto. Sto bene, grazie. Si ricominciano a fare un po' le nostre serate milanesi che io amo tantissimo e spero che vi piaccia vedere la nostra città finalmente riprendere un po' di vita, ovviamente in totale sicurezza, perché qua siamo ovviamente in un contesto sicurissimo dove possiamo fare ovviamente tantissime cose senza rischiare. Hanno tutti la mascherina, sono tutti amici e devono prenotare, quindi è tutto su prenotazione, insomma ci sono tantissimi modi per fare le cose nel modo corretto. Allora, io vi farei sentire la voce del mio amico DJ, perché ci tengo che vi spieghi anche lui che cosa viene fatto, ecco, in una serata come questa. DJ, ciao, facciamo due parole. Allora, presentati a tutti i miei amici che mi stanno seguendo. Allora, ci spostiamo un attimo, vero? Sì. Facciamo vedere la Milano alle mie spalle. Esatto, bravo. Allora, che dire, nuova avventura. Io e Paul ci conosciamo già da tempo, da un po' di anni, vero? Sì, troppo. Io ho qualche capello in più, vero Paul? Niente, nuova avventura, siamo all'Hyatt, siamo in centrale, Milano centrale, attico stranuovo, Organics Sky Garden.
siamo al tredicesimo, il tutto Red Bull, lusso sfrenato, e come dice anche il mio amico Paul, il lusso non ha limiti. Bravo. Ascolta, quindi cosa si possono aspettare qui prenotando, vero, e fare la loro serata qui da voi? Sì, solo su prenotazione, al di là del Covid, solo su prenotazione. Diciamo, abbiamo un aperitivo esclusivo, cerchiamo di fare non quantità ma qualità, anche come genere musicale, eh. Facciamo dei remix in diretta. Sì. Adesso Paul, io ti faccio una piccola sorpresa. Dimmi. Se vuoi. Dimmi, dimmi. Adesso andiamo a prendere, questa sera con noi c'è anche il proprietario del sottovento, Porto Cervo. Dai, andiamo. Attenzione, a prendere. Dai. Adesso cosa facciamo? Vieni con me, Paul. Vieni. Allora, adesso mi ha detto che c'è il proprietario di uno dei locali più famosi della Sardegna. Allora, vediamo se riusciamo a fargli due domande. Vieni. Allora, vediamo se riusciamo a fargli due domande. Ciao. Allora, parliamo della Sardegna, dimmi un po' come si sta rinnovando, cosa proponete? Ci siamo già rinnovati dalla scorsa stagione, il Sottovento comunque è una discoteca storica della Costa Smeralda ed è diventato dallo scorso anno un ristorante di altissimo livello. E le persone adesso ecco, si può prenotare, immagino, e cercare di organizzare. Adesso stiamo aspettando ancora un po' di cose favorevoli a tutto ciò, vero? La Sardegna è la meta più importante che c'è al mondo, è il posto più bello del mondo e di conseguenza speriamo che diciamo, i casi diminuiscano sempre di più, aumentino i vaccini e che le restrizioni consentino comunque di fare un lavoro ad hoc per quella che è la Costa Smeralda e per quello che è Porto Cervo. Perfetto. Ti ringrazio tantissimo, grazie di essere intervenuto nel mio lavoro. Grazie a te. Ciao. Allora, quindi abbiamo addirittura intervistato questo grandissimo personaggio che è appunto a capo di uno dei locali o uno dei luoghi più belli della Sardegna e tutti aspettano appunto di poter ricominciare a tornare un po' a vivere, e quindi è tutto quello che si aspettano le persone un po' da questo periodo. Allora, guardate intanto qua il mio amico DJ qua che si sta impegnando a cercare di fare al meglio questa serata, e io adesso continuo a farvi vedere la nostra amata Sky. Tante le persone che mi seguono amano tantissimo capire un po' che cosa c'è o cosa non c'è di nuovo. Allora, inizio da qua, se riesco a riattaccarmi il microfono. Ok, allora, davanti a me c'è la Torre Diamante, quindi questa è la Torre Diamante conosciutissima da tutti, e proprio a lato la Torre Solaria. La novità che si vede adesso, che era molto tempo che non si saliva sui tetti di Milano, è questo che è i giardini d'inverno. Vedete? Ecco, proprio qui abita la Wanda Nara con Icardi e gli sto inquadrando la casa in questo momento. Quindi questo bellissimo attico che vedete è della Wanda Nara e di Icardi, loro abitano proprio lì. Lì a destra spunta molto piccolo, lì da lontano si vede la nostra torre Libeskind di City Life, eccola qua, questa è la torre Libeskind. E poi adesso c'è il cantiere anche della torre Unipol, vedete quel cantiere che vi sto inquadrando proprio adesso è quello della torre Unipol, che sarà un altro grattacielo che avremo a Milano molto molto presto. Allora, ciao Ruben, ciao, dice forza Milano. Voi scrivetemi pure i vostri messaggi se volete che continuo a leggermi e a rispondere alle vostre domande, se ci riesco. Allora, eccoci qua. Allora, questo è l'inquadratura di partenza da cui ero partito, che è molto molto suggestiva, e da qui si vede appunto il nostro bosco verticale, si vede anche la torre Unicredit, e la novità più grande è che in questa zona adesso troneggia anche questa torre Gioia 22, questa torre Gioia 22 che appunto ospiterà una banca ed è stata realizzata sempre da Coima, perché Coima ha fatto praticamente tutta Porta Nuova. Ciao la Mary, hi darling. E vedete, quindi qua vi sto cercando di fare vedere quali sono i colori del tramonto in questo momento a Milano. A me piace tantissimo fare da webcam umana e farvi vedere
un po' com'è la nostra città dall'alto, perché è sempre un modo bellissimo e molto suggestivo di farvela vedere. Ciao Rosaria, ciao, scrivetemi pure, guardate, da qui si vede proprio bene la Gioia 22, sto cercando di farvela vedere fino in cima. Ciao Marina, ciao, ciao Monique, ciao carissima, anche la Katie is watching, mi sta dicendo la mia app. E vedete, io sono qui in questo bellissimo contesto verde, molto in alto, e tutte le persone hanno dovuto prenotare, come vedete, per accedere a questo rooftop, quindi c'è su prenotazione, poi si arriva con la mascherina, quando si arriva al tavolo tutte le persone ovviamente la devono togliere per poter bere o poter mangiare, perché ovviamente questo è un aperitivo, cena, ci possono essere molti motivi per essere qua. E poi c'è ovviamente la musica del nostro DJ Trizza, che è un mio carissimo amico che è bravissimo a fare queste cose e mi piace tantissimo farvelo vedere. Allora, vi è piaciuta questa incursione live in questo bellissimo rooftop? Spero proprio di sì. Mi raccomando, condividete sempre le mie dirette, perché è un modo per scoprire tutto quello che c'è a Milano, e pian pianino ripartiremo e faremo sempre più cose nella nostra città come sempre, e quindi cercheremo di tornare a ciò a cui siamo abituati. Allora, ciao Michele, un saluto da Genova, dai, salutami tanto Genova. Allora, vedete, ecco, io sono qua con tutto il rooftop qua dietro, qua c'è il DJ e siamo tutti qua per fare questa bellissima serata, eccoci qua. Allora, Monique, una bella sorpresa, bene, mi fa piacere. Allora, io vi saluto, grazie tantissimo di aver seguito questa diretta stasera, farò tante foto, poi ho messo le storie, tantissime cose. Mi raccomando, ricordatevi che è una serata molto carina, con musica bellissima, proprio qui vicino alla stazione centrale, in zona Gioia, ed è uno rooftop davvero davvero interessante da frequentare. Ciao a tutti, buona serata, grazie di aver seguito il mio live. Ciao, saluto il mio amico DJ, eccolo qua. Ciao. Qualcosa, qualcosa, già non ricordo più, adesso un altro vicino.